La prima edizione si chiamava Giovani Movimenti del Territorio perché diciamo, coinvolgeva semplicemente ecco, tendenzialmente i giovani artisti dei territori marchigiani. Poi nel 2018 abbiamo iniziato con il sostegno della Comunità Europea a poter invitare e collaborare con partner europei che lavorano nella stessa direzione nostra. Quindi c'è stato proprio un'apertura, proprio un'internazionalizzazione dei territori e del festival, e quindi è diventato Alter Art Festival. E siamo molto soddisfatti di questo andamento. Tra l'altro, appunto, parlavo con il responsabile della Confcommercio che quest'anno abbiamo avuto veramente una collaborazione di tutti gli artigiani commercianti di Pergola, che insieme appunto stanno costruendo insieme a noi questa quarta edizione. Questo ci fa molto piacere perché le attività si fanno sul territorio, per il territorio, e quindi vanno portate avanti insieme. Proprio per ridare quel senso di comunità attiva e anche per incentivare i giovani a rimanere sui territori che spesso vengono ritenuti marginali rispetto alle grandi città, ma che appunto, a differenza delle grandi città, hanno questi grandi spazi anche legati alla natura, dove per esempio le attività artistiche sono molto facilitate proprio per questa apertura, questo grande respiro che si ha. Quindi sicuramente questo è l'obiettivo principale. E noi non possiamo che essere onorati della presenza di questo festival che si ripete nell'arco di questi anni, e siamo assolutamente fieri, ecco, che Monia e tutta l'organizzazione diano fiducia al nostro territorio, perché noi diciamo viviamo sulla nostra pelle lo spopolamento e i problemi che questo causa, e quindi quando un gruppo di persone, artisti, e soprattutto con una tematica così sensibile, così importante, si occupa, ecco, coinvolge il nostro paese, è assolutamente da valorizzare. Noi siamo assolutamente contenti che prosegua tutto e sempre di più, insomma, anche perché negli anni è cresciuto il festival e quindi ha abbracciato e ha fatto sì che la sensibilizzazione verso questo tema fosse anche più corposo, ecco.